Bella a tutti ragazzi, io sono Zanzo, bentornati sul mio canale. Siamo qua nel vlog del sabato, che però non è un vlog ma sarà solo un video unboxing, perché praticamente finalmente è arrivata. Adesso vedrete tra poco, forse l'avete letto già nel titolo che cosa è arrivata, quindi probabilmente non lo vedrete tra poco. Sapete che io non sono professionale, quindi faccio questi video col cappellino e gli occhiali da sole. E niente ragazzi, volevo ringraziarvi innanzitutto perché abbiamo quasi raggiunto i 4.000 iscritti. Stiamo volando anche su Instagram, siamo quasi a 3.000. Chi non mi segue, link in descrizione. Passate anche dalla pagina Facebook ragazzi. La pagina Facebook è importantissima, perché tutte le domande dei prossimi vlog, dei prossimi Q&A, dei prossimi fact time, come li volete chiamare, partiranno da lì, ok? Quindi andate su Facebook, mettete il bel mi piace, tanto Facebook ce l'hanno tutti, non ditemi che non c'avete Facebook, che non ci credo, quindi passate lì, bel like, e poi tornate a guardare i miei video su YouTube, perché almeno mi fate contento, ok? Allora, non perdiamoci in altre chiacchiere, oggi non risponderò alle vostre tre domande, però se volete lasciatemi scritto qua sotto le domande, risponderò sabato prossimo, e andiamo subito all'unboxing. Thank you for the crack, but I play around Burgundy, I anchor on the track. Hey, perfetto ragazzi, allora oggi siamo qua per un evento eccezionale. Era anni che inseguivo questo acquisto e finalmente ho avuto l'occasione per prenderlo. L'ho pagato veramente pochissimo rispetto al suo prezzo originale. Oggi andremo ad unboxare questo. Esatto, andremo ad unboxare un sacchetto della MediaWorld. L'ho pagato 6 centesimi e del top della sua categoria. No, non è vero ragazzi, dai, non scherziamo. Qualcuno avrà già visto, avrà capito. Oggi andiamo ad unboxare la GoPro Hero 4 Silver Edition, ragazzi. Mamma mia, guardate che spettacolo. L'ho pagata veramente poco perché ho trovato l'offerta alla MediaWorld, che solo oggi e ieri, che sarebbero il 17 e il 18, o il 16 e il 17, se mi ricordo, lasciavano le GoPro con lo sconto del 30%, quindi questa invece che 429 euro l'ho pagata solo 300. Poi tenete in considerazione che ho venduto la mia vecchia action camera, che tengo a precisare non era una GoPro, io la chiamavo GoPro per comodità, ma era una Nilox Foolish Special Edition. L'ho venduta a 150 euro, quindi mi sono portato a casa questo gioiellino a 150 euro, ragazzi. Veramente un affare. Andiamo subito ad aprirla e vediamo i componenti interni. Ok, ragazzi. Allora, vabbè, design assurdo, fantastico. Solo la GoPro può fare delle cose del genere. Probabilmente qua c'era il flash che vi romperà la minchia, però altrimenti non si vedeva un cazzo in camera mia. Qua andiamo a uno dei passi più importanti per gli amanti di queste action camera. Ragazzi, come avete capito dall'inizio del video, questo non è un product placement, non me l'ha regalata la GoPro, l'ho comprata, ho fatto dei sacrifici per portarla a casa e finalmente mi sono tolto questo sfizio. Quindi ragazzi, apriamo questo scavichi, ma non apro, lo mettiamo qua. Ragazzi, guardate, guardate, assurda, fantastica, fantastica. Poi ho preso la Silver perché è l'unica della sua categoria con lo schermo. Naturalmente sta qua un'immaginetta che vedete qua, vediamo se riesco a mettere a fuoco. Ok, questa è l'immaginetta, quella che vedete qua, e sotto però c'è già lo schermo interno, cioè senza bisogno di dover acquistare lo schermo aggiuntivo. Quindi adesso apriamola senza spaccarla, non so come si apre questa, ok, si apre così. Allora, vediamo il suo interno. Svariati miliardi libretti di istruzioni. Cos'è una fisarmonica? Miliardi di libretti di istruzioni. Altre istruzioni, sta qua importantissima, ragazzi. Leggete sempre le istruzioni, soprattutto se andate a spendere così tanto. Poggiamolo un attimo qua. Poi, adesivi. Istruzioni. Altre istruzioni. Sembrano delle fisarmoniche, guardate. Ok, andiamo ad aprire e vediamo i componenti interni. Non c'è troppa roba dentro, perché naturalmente la GoPro non è che ti dà a disposizione tutti gli oggetti. Allora, cavo per attaccarla al computer per poterla ricaricare, qualche supporto se volete attaccarla, non so, sui caschi o robe del genere, adesso non so cosa servono, tanto io non li utilizzerò. E qua abbiamo le cose più importanti. Abbiamo, allora, questo è ok, è i piedistalli per i due agganci che vedete qua, questi qua in basso, ok.
la batteria, perché naturalmente senza batteria non funziona. Naturalmente, ragazzi, non c'è dentro la micro SD dovete comprarvela a parte. Però una micro SD di decima generazione per registrare a 1080-60 fps costa sui 20 euro, quindi vi può anche andar bene. E questi sono i due schermi aggiuntivi da protezione. Cosa serve? Serve perché se non volete tenere sulla custodia per l'acqua, quella per andare appunto in acqua, e potete mettere queste due qua. Una c'ha la pellicola che protegge dalla polvere, però diciamo ovatta un po' i suoni, mentre l'altra è solo una protezione esterna aperta dietro, in modo da poter sentire i suoni perfettamente, quelli che ci circondano. Ragazzi, adesso proverò a tirar via la GoPro senza romperla, vediamo se ce la faccio, e se ce la faccio ci vediamo tra pochissimo. Ok, forse ho capito come funziona, eh. Già che bisogna togliere questo, rimuovere questo pezzo di plastica che c'è scritto su remove, vedete? Non vedete un cazzo, faccio sopra il dito, naturalmente, e la GoPro viene via. In teoria questo non so se... se qualcuno ce l'ha, mi faccia sapere nei commenti se questo robo qua viene via del tutto o se è fatto così appunto perché è il piedistallo, diciamo, cioè nel senso è fatto così il piedistallo appunto. Bene ragazzi, allora questa è la GoPro, la conoscete tutti, classica GoPro, proviamo ad aprirla. Come si aprirà? Si apre in avanti, perfetto, stavo già spaccando tutto. Ok, togliamo la copertura. Vedete ragazzi, c'è già lo schermo questa. Si vede? Provo a mettere a fuoco. Ok, vedete, questa c'è già lo schermo. Quella che vedete qua è solo un'immagine che poi adesso vedrò come si toglie, non lo so. Ok, questa ragazzi, guardate, cioè veramente, veramente minuscola. Cioè una cosa assurda. Potenza della Madonna. In pochissimi centimetri. Niente ragazzi, diciamo che il video termina qua e vi invito a lasciare un bel mi piace per questo unboxing. Vi invito a passare sempre qua sul mio canale perché quasi ogni giorno vedrete nuovi video. Vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con dei nuovi video. Qui da Zanza è tutto. Bella!